Eccoci qua. Ciao a tutti e bentrovati sul web in questa esperienza in cui tratteremo del sostituto osseo sintetico e matrice in collagene tridimensionale, in quanto si è posta l'esigenza di parlare di questa tipologia di sostituti ossei sintetici, in quanto spesso capita, almeno a me è capitato molto spesso, di trovarmi in discussione con, o comunque ad affrontare discussioni con i pazienti. Nel momento in cui di fronte a un consenso informato ci troviamo a discutere sulla tipologia di innesti che utilizzeremo per i loro interventi. La maggior parte delle volte ci troviamo di fronte a delle situazioni in cui siamo ovviamente dobbiamo utilizzare dei biomateriali e nel consenso informato andiamo a spiegare cosa andiamo a fare e che cosa andiamo a utilizzare. Nel momento in cui si parla di biomateriali, emerge sempre la discussione con i pazienti se dobbiamo utilizzare biomateriali di origine animale, quindi biomateriali eterologhi, oppure di natura sintetica. Molto spesso, sempre più spesso, almeno questa è la mia esperienza, mi capita che i pazienti, nel momento in cui leggono nel consenso informato sostituto osseo sintetico o sostituto osseo eterologo di origine animale, mi chiedono ovviamente delle spiegazioni. Queste spiegazioni spesso esitano nel puntualizzare aspetti sui biomateriali di natura eterologa. Molto spesso qualche paziente mi rifiuta la possibilità di utilizzare questi biomateriali, per cui anche se io volessi utilizzarli per determinate scelte cliniche, comunque mi ritrovo in una condizione dove posso avere l'esigenza di gestire appunto le ricostruzioni con sostituto di osso sintetico, avendo comunque delle eccellenti risultanze dal punto di vista di risoluzione. Come sappiamo, dal punto di vista del piano di trattamento, noi dobbiamo scegliere il nostro piano di trattamento, dobbiamo comunque orientare il nostro piano di trattamento in base alla scelta del tipo di protesi che vogliamo applicare ai nostri pazienti. In base a questo, in base quindi all'esame obiettivo, agli esami radiologici, allo studio dei modelli e alla scheduta diagnostica, andiamo a realizzare quello che è il nostro progetto di riabilitazione implantoprotesica, seguendo i principi di rigenerazione protesicamente guidata e implantologia protesicamente guidata. Questo perché ovviamente in base alla scelta del tipo di protesi, noi poi dobbiamo ricorrere a, se vogliamo seguire determinati principi, alla scelta di posizionare gli impianti in una posizione ben determinata dalla scelta della protesi che noi abbiamo deciso appunto di applicare sul nostro paziente. È ovvio che, siccome sappiamo che l'impianto debba essere messo comunque in tessuto osseo, dobbiamo poi programmare anche l'articolo di rigenerazione che appunto sarà anch'essa proteticamente guidata. Quindi, attraverso l'utilizzo dei modelli, noi possiamo andare a studiare bene quella che è l'analisi funzionale del nostro paziente, quindi questo ancora prima di decidere che tipo di riabilitazione appunto affrontare, che tipo di riabilitazione implantoprotesica andare a realizzare, utilizzando appunto dei modelli ricavati da un'impronta. A quel punto, con una registrazione d'arco facciale, possiamo gestire l'analisi funzionale del nostro paziente per ricavarne poi la serratura diagnostica che ci darà delle precise informazioni in merito alla realizzazione della nostra riabilitazione. E tutto questo una volta veniva eseguito attraverso lo studio dei modelli del modello o attraverso dei modelli spaccati. Perché facevamo? Perché in base all'indagine radiologica potevamo diciamo disegnare sul nostro modello spaccato la quantità di osso presente residua, la quantità di tessuto molle residuo. In base a questo poi andare a realizzare la nostra serratura diagnostica e quindi la nostra mascherina chirurgica. Tutto questo oggi è bypassato dallo studio dei modelli virtuali, in cui il clinico ha a disposizione questi meravigliosi software con i quali può gestire in maniera molto semplice, direi, e assolutamente precisa il posizionamento implantare, andare a decidere innanzitutto il tipo di protesi da applicare. Successivamente a questo il posizionamento implantare e in base a questo sapere in anticipo che tipo di riabilitazione, che tipo di rigenerazione
dobbiamo applicare. Ad esempio, se ci accorgiamo che alcune spire possono essere, se abbiamo deciso una determinata posizione, alcune spire possono essere esposte, noi sappiamo già quante di queste sono esposte e come poter poi affrontare una rigenerazione di tipo osseo, oppure se vogliamo incrementare, per esempio, i tessuti molli. È inevitabile che la possibilità di studiare modelli virtuali, di studiare con questi software e avere dei modelli virtuali, ci consente di avere a disposizione delle dime chirurgiche precisissime, ma di vedere la chiusura del cerchio per quanto riguarda la gestione di una riabilitazione protesicamente guidata. Cioè, noi addirittura con i software riusciamo ad avere la possibilità di avere monconi e protesi prima del nostro intervento chirurgico. Quindi è la massima espressione dell'implantologia e della rigenerazione protesicamente guidata. Perché abbiamo bisogno di questo? Perché la maggior parte delle volte noi ci troviamo di fronte a situazioni dove dobbiamo incrementare le dimensioni ossee, sia diciamo dal punto di vista orizzontale, non ci troviamo mai di fronte, quasi mai di fronte a situazioni ossee stabili e ben consolidate. Di solito ci troviamo di fronte a problematiche ossee di tipo appunto orizzontale e riassorbimenti di tipo verticale. Quindi ci troviamo di fronte alla necessità appunto di applicare delle tecniche chirurgiche che ci consentano di in sostanza di andare a modulare le creste ossee. Tutti conosciamo tecniche di modulazione di creste ossee come il grande rialzo del seno, gli innesti di osso autologo, gli splitting crest, la GBR e distrazioni ossee e spostamento ad oggi sono diciamo molto meno usate, molto meno, abbiamo molto meno esigenze di utilizzare questo tipo di tecniche. Nei corsi che teniamo con Mauro Lauretti e Nicola Ferrigno, abbiamo la possibilità di realizzare, di provare, di gestire i piani di trattamento direttamente sul paziente, di applicare queste tecniche chirurgiche, direttamente sul paziente. Questo è un notevole vantaggio perché abbiamo la possibilità di lavorare insieme ai colleghi e applicare il piano di trattamento e quindi poi di conseguenza l'intervento chirurgico direttamente sui pazienti. Pazienti brasiliani che sono estremamente pagati ed estremamente volenterosi nel voler fare determinate tecniche chirurgiche che consentiranno loro di ricevere appunto la riabilitazione implantoprotesica che tanto desiderano. E insieme ai colleghi riusciamo a gestire bene questa tipologia di interventi, utilizzando anche ovviamente gli impianti e i vari materiali da innesto. Sappiamo che i materiali da innesto possono essere divisi in come osso autologo, osso omologo, osso eterologo e materiali sintetici o quindi alloplastici. L'unico materiale da innesto che ha proprietà osteogenetiche e osteoinduttive è proprio l'osso autologo, che è stato considerato fin dagli anni 2000-2002 il gold standard per quanto riguarda i materiali da innesto. L'osso omologo non rientra nella nostra esperienza, per cui vi parlo dell'osso eterologo e dei materiali sintetici che hanno, come sappiamo, delle proprietà osteoconduttive, mancano delle proprietà osteoinduttive. Spesso quando ci troviamo di fronte a situazioni dove dobbiamo andare appunto a fare delle rigenerazioni, utilizziamo una miscelazione tra osso autologo prelevato dal paziente stesso e osso eterologo o sintetico. Questo ci consente di unire le capacità osteoinduttive dell'osso autologo e le capacità invece osteoconduttive dei materiali, dei biomateriali. In effetti, il gold standard che prima consideravamo appunto l'osso autologo oggi non viene preso più in considerazione così in maniera importante come lo era negli anni 2000-2002. Questo perché si è visto che l'osso autologo da solo in determinate circostanze non riesce a prevenire la contrazione delle arcate, la contrazione delle creste ossee. Per cui è necessario spesso utilizzare dei biomateriali che possono essere, come abbiamo detto, miscelati con l'osso autologo, materiali da innesto che si dividono appunto in questi quattro gruppi. L'osso autologo, come vediamo, è l'unico in grado di avere
tutte e tre le caratteristiche di osteoconduzione, di osteogenicità e di osteoinduzione. Gli altri materiali, quindi l'eterologo e l'alloplastico, quindi il sintetico, hanno soltanto proprietà osteoconduttive. Però noi possiamo andare a miscelare in quantità. Noi, infatti, con Mauro e Nicola diciamo sempre che preferiamo miscelare il 50% quando ce l'abbiamo di osso autologo insieme a un'adeguata parte di osso di biomateriale per avere la possibilità di modulare il riassorbimento del futuro, comunque la rimodellazione del nostro sito che andiamo a ricostruire. In altre parole, se vogliamo che il nostro sito, che il nostro biomateriale abbia una caratteristica con una riassorbibilità più lenta, ci dirigiamo verso l'utilizzo dell'osso eterologo. Se invece vogliamo che il nostro materiale abbia una velocità di neoapposizione, di riassorbimento appunto, più veloce, utilizziamo osso sintetico. Questo dipende molto anche dal tipo, dalla grandezza di ricostruzione che vogliamo eseguire. Parliamo dell'osso sintetico nella fattispecie il MaxTreserb, costituito da un sostituto osso appunto di tipo bifasico con il 60% di idrossiapatite e il 40% di beta fosfato tricalcico, con un riassorbimento graduale tra i 4 e i 6 mesi, per cui ha una riassorbibilità, per così dire, più o meno veloce. Contro invece il sostituto di osso eterologo, che invece ha una riassorbibilità, come sappiamo, più lenta. L'applicazione clinica del MaxiResorb, o comunque dei materiali sintetici, l'andiamo a vedere nella nostra trattazione, nell'applicazione della modulazione delle creste rosse, nella fattispecie nel grande rialzo di seno. Grande rialzo di seno. Sappiamo che è una tecnica che ci permette di incrementare volumi dal punto di vista verticale, quindi è una rigenerazione che ha la massima espressione nella sua appunto verticalità, e sappiamo che esistono diversi approcci al grande rialzo di seno. La via orbitaria, la via palatale non è di pertinenza odontoiatrica né di chirurgia orale. Noi approcciamo al grande rialzo di seno attraverso principalmente queste due vie, cioè ovvero la via cristale e la via vestibolare, che è appunto di pertinenza odontoiare e di pertinenza del chirurgo orale. La letteratura è ben piena di articoli e di consensi che ci confortano sull'uso appunto della la, la, sull'uso appunto della tecnica chirurgica del grande rialzo di seno, con risultati a lungo termine, nel medio-lungo termine, estremamente soddisfacenti. Fondamentalmente possiamo dividere in quattro classi le indicazioni delle tecniche del grande rialzo di seno, o comunque del rialzo di seno in genere, ovvero se abbiamo una cresta residua maggiore o uguale a 10 mm, non c'è bisogno di effettuare nessun grande rialzo. Quando ci troviamo in classe 2, cioè ovvero con una cresta residua di 7 o 9 mm, possiamo ricorrere al piccolo rialzo di seno o comunque al rialzo di seno per via crestale. Classe 3, quando abbiamo 4 o 6 mm di dimensione residua di cresta, possiamo applicare una tecnica chirurgica di grande rialzo contestuale all'inserimento di impianti, tecnica del filling. Oppure, quando abbiamo classe tipo 4, ovvero quando abbiamo 0,3 mm di spessore di cresta, di altezza crestale residua, spesso siamo costretti a ricorrere alla tecnica in due tempi, ovvero la tecnica del packing, grande rialzo di seno iniziale e dopo rientro chirurgico entro i 4-6 mesi per poi andare a inserire gli impianti. Nella figura che vedete, nella diapositiva successiva, vedete un riassunto di quello che abbiamo detto e una schematizzazione con la quale io, Mauro e Nicola andiamo a focalizzare l'aspetto della disponibilità di cresta ossea residua nel momento in cui abbiamo però una relazione intermascellare mantenuta, interocclusale mantenuta, e poi ci sono delle slide successive. Ovvero, se abbiamo una dimensione ossea verticale residua di maggiore o uguale a 10 mm, come vedete nella figura in alto a sinistra, non c'è bisogno di fare nessun grande rialzo, possiamo ovviamente eseguire soltanto l'inserimento degli impianti. Se abbiamo 7-9 mm, possiamo
eseguire la tecnica del piccolo rialzo e contestualmente all'inserimento degli impianti. Se invece abbiamo una cresta lesiva di 4 o 6 mm, dobbiamo ricorrere necessariamente al grande rialzo per via laterale con l'inserimento, se c'è la possibilità di stabilizzare gli impianti, appunto con l'inserimento di questi. Se abbiamo una cresta lesiva sotto queste, insomma 0,3 mm, spesso risulta difficile la stabilizzazione degli impianti. Dobbiamo però dire che, siccome sono migliorate molte le performance dei nostri impianti, e siccome utilizziamo degli impianti molto performanti e delle tecniche chirurgiche che si sono ovviamente evolute nel tempo, possiamo ridurre queste dimensioni che prima consideravamo delle dimensioni, diciamo, vuol dire ben determinate, a circa di 2 mm meno. Cioè vuol dire che oggi il nostro impianto standard non sarà più 10 mm nelle zone posteriori, ma può essere tranquillamente considerato 1,8 mm, in quanto le performance dei nostri impianti sono sicuramente migliorate. L'accesso per via vestibolare al seno mascellare è una tecnica conosciuta, ben documentata in letteratura, e non possiamo fare a meno di citare Tatum, Misch, nella gestione appunto della finestra con un'apertura parabolica con cavità superiore. La tecnica che noi prendiamo in considerazione è l'ultima, cioè ovvero numero 3, ovvero la tecnica della finestra laterale invertita con scolamento presso vestibolare. Ovvero andiamo a realizzare un'apertura parabolica con cavità superiore con frattura a legno verde del lato superiore con scolamento simultaneo per via cristale. Cioè, ovvero andiamo a gestire una tecnica combinata di piccolo rialzo e grande rialzo. Facciamo un accesso cristale e successivamente l'apertura di una botola laterale che va a perfezionare ovviamente lo scollamento e quindi il sollevamento della membrana di Snyder. Poi successivamente vediamo un caso clinico. Importante vedere quando non è indicato il grande rialzo. Il grande rialzo non è indicato in queste condizioni, cioè ovvero quando abbiamo uno spazio interocclusale aumentato. In questa situazione, con la tecnica che dobbiamo applicare sicuramente è una tecnica di innesto che serve necessariamente a compensare il deficit che abbiamo a livello interocclusale. Viceversa, se abbiamo invece uno spazio interocclusale mantenuto, possiamo gestire il grande rialzo utilizzando appunto la tecnica di cui abbiamo descritto prima, cioè ovvero con un'apertura parabolica verso cristale, dove andiamo a ribaltare all'interno la nostra botola laterale in modo tale che questa faccia da pavimento al nuovo seno mascellare, cioè da pavimento appunto al nuovo seno mascellare che noi appunto abbiamo sollevato. In particolare con questa tecnica combinata, dove noi andiamo a realizzare l'accesso per via cristale, l'obiettivo è quello di utilizzare l'impianto come sostegno del nuovo pavimento del seno mascellare che abbiamo creato. In questa maniera si crea una cavità e quindi un effetto tenda ben stabile e la possibilità, riempendo appunto la nostra nuova cavità con del biomateriale, di creare un adeguato aumento di volume osseo. Ora andiamo a vedere l'applicazione di questa tecnica attraverso un video, nel quale abbiamo deciso di ricorrere appunto all'utilizzo del biomateriale sintetico, perché il paziente appunto per motivi personali non ha assolutamente, non voleva appunto l'utilizzo di biomateriale di natura eterologa, quindi di generazione animale. Intanto buonasera a tutti, vedo che si aggiungono alla lezione alcuni, poi parleremo. Ne discuteremo insieme di cosa ne pensate. Allora, questo è un caso appunto dove vedete bene la dimensione ossea verticale di 2,6 nella parte più diciamo più deficitaria, quindi tra posizione 26-27 e quindi più o meno nella parte centrale dei vinti dentari. Purtroppo abbiamo poca dimensione verticale. La dimensione orizzontale invece è abbastanza ben rappresentata, anzi ottimamente rappresentata. Incisione centrocristale con intrasuccolare a livello del 5 e preservazione della papilla tra 4-5, incisione di scarico distale e ripasso del lembo passando appunto il bisturi al contrario,
e incisione mesiale. Piano piano andiamo a eseguire lo scollamento che partirà appunto dal verso distale. I scollatori, se abbiamo la possibilità di utilizzare tecnica a vena manuale, in sostanza ci consentono di scollare in maniera molto delicata la zona fino a evidenziare la parete vestibolare. Qui si vede molto bene la tecnica combinata. Non ho usato la tecnica piezo Sargeri perché il paziente era un portatore di pacemaker, anche se era una controindicazione relativa. Comunque, ad ogni modo, in una condizione del genere, ho preferito utilizzare strumenti rotanti. Dal punto di vista dell'applicazione della tecnica, come vedete, prima abbiamo proceduto con la tecnica del piccolo rialzo, quindi come vedete i fori a livello della cresta sono stati praticati appunto andando a creare prima dei tunnel per l'inserimento degli impianti, quindi scollamento della cresta del pavimento del seno a livello crestale e poi successivamente apertura della botola laterale con la tecnica con la parabola invertita come abbiamo descritto poc'anzi. L'antrostomia viene eseguita con l'apertura a legno verde della parte più crestale della botola e poi con gli scolatori andiamo a sollevare delicatamente la membrana di Snyder. Ovviamente nel momento in cui abbiamo già scollato a livello crestale la membrana, lo scollamento appare sicuramente più veloce, in quanto la zona crestale è già ampiamente stata scollata con la tecnica di rialzo crestale. Si prosegue gradualmente con il sollevamento della membrana Snyder fino sul versante palatale, in modo tale che possa crearsi lo spazio necessario all'inserimento del biomateriale e dei nostri impianti. Il biomateriale preferiamo miscelarlo anche se abbiamo prelevato purtroppo poco osso, perché effettivamente ce n'era molto poco durante il drilling. Utilizzando la tecnica di recupero dell'osso a basso numero di giri, preferiamo sempre miscelare osso con osso minima, però di associare le proprietà osteoconduttive dell'osso dolo con le proprietà invece osteo scusate osteoinduttive dell'osso autologo e osteoconduttive invece dell'osso del biomateriale. Il biomateriale viene inserito con i profondimetri, quindi con i profondimetri inseriti, perché questi garantiscono, o meglio, stabilizzano la membrana e il nuovo pavimento verso l'alto, o meglio, verso la parte apicale. Eseguiamo il riempimento anche dalla parte crestale, questo per accertarci che ci sia il biomateriale a perfetto contatto durante l'inserimento dell'impianto e in modo tale da non lasciare vuoti d'aria. Il riempimento deve essere non eccessivo, però deve essere tale che, con, che non, in modo tale che non ci siano appunto dei vuoti d'aria. E ce ne accorgiamo dal fatto che nel momento in cui andiamo a inserire gli impianti, il biomateriale viene sospinto verso l'esterno. La tipologia di impianti che utilizziamo per questa tipologia di interventi sono i tissue level. Questi ci permettono di gestire una stabilizzazione primaria corretta e buona, perché la loro caratteristica di avere appunto un collo da 6,5, ci consente di avere un impatto ben stabile sulla corticale residua cristale. Quindi, in una situazione del genere dove osso ce n'era oggettivamente poco, in termini a livello ovviamente sempre a livello verticale, abbiamo avuto la possibilità di utilizzando questa tipologia di impianti, di stabilizzare molto bene le fixture. Come vedete, durante l'inserimento dell'impianto noi abbiamo una parziale fuoriuscita di biomateriale, e questo sta a indicare che c'è perfetto contatto tra l'inserimento e l'impianto che abbiamo posizionato. Avete visto che il torque di inserimento 23 N sul primo e 18 N sul secondo sono dei torque di inserimento che ci possono dare soddisfazione e possono quindi essere tranquillamente utilizzate delle cappe di questo tipo bisellate, altrimenti avremmo usato delle cappe intra, quindi più piccoline. E concludiamo il grande rialzo con il riempimento della botola. Dal punto di vista del riempimento, abbiamo eseguito un sovrariempimento. Questo
Normalmente non lo facciamo perché utilizziamo delle membrane. In questo paziente non abbiamo utilizzato la membrana di tipo collagenica, appunto perché non potevamo utilizzare biomateriali di origine eterologica. Abbiamo quindi eseguito un riempimento più buono, abbiamo utilizzato il periodo in maniera naturale, però abbiamo compattato più biomateriale. E questa è la guarigione a 2 mesi di distanza e a 4 mesi cominciamo le procedure protesiche, quindi con la presa delle impronte con una tecnica snap-on, per poi andare a posizionare i nostri bocconi e successivamente poi la riabilitazione protesica. E dal punto di vista della gestione, quindi del caso, diciamo, l'utilizzo del materiale sintetico ci dà una buona, assolutamente un'ottima prospettiva dal punto di vista ricostruttivo, dandoci una tranquillità ricostruttiva comunque assolutamente adeguata e comparabile all'utilizzo di osso eterologo. Ritorniamo sulla presentazione, ho visto qualche domanda, poi la affronteremo insieme più tardi e andiamo di nuovo sulla nostra presentazione. Il motivo per cui adesso vorrei discutere su questo aspetto è perché spesso noi ci troviamo di fronte a situazioni dove dobbiamo togliere degli elementi dentari per vari motivi e trovarci di fronte a delle situazioni dove potenzialmente rischiamo un grosso riassorbimento della cresta e quindi potenzialmente ci troviamo di fronte a delle situazioni dove per togliere dei molari, se abbiamo un forte riassorbimento delle creste, probabilmente se il paziente poi deciderà di mettere l'impianto, dobbiamo ricorrere alle tecniche ricostruttive di piccolo rialzo e di grande rialzo che abbiamo visto. Ora, per cercare di minimizzare l'effetto di contrazione appunto dell'alveolo, possiamo ricorrere alle tecniche di preservazione dell'alveolo per cercare di controllare il riassorbimento crestale. Ovviamente qui non si parla di riassorbimento crestale vestibolare, ma si parla di riassorbimento crestale appunto verticale, per evitare appunto le tecniche di grande rialzo. Una situazione del genere, se noi appunto parlando con la paziente ci dice io però poi voglio mettere un impianto, quindi voglio comunque riabilitare con l'impianto protesi in questa zona e ci troviamo di fronte alla condizione dove per forza di cose rimuovere l'elemento dentario, dobbiamo pensare, è meglio pensare, no, dobbiamo, è meglio pensare anche a una tecnica di preservazione. E quindi vediamo che, come sappiamo dalla letteratura, diciamo, il nostro alveolo post-estrattivo va incontro a un rimodellamento progressivamente in senso di riassorbimento e questo lo sappiamo perché dagli studi di Arujo e Lind nel 2005 esiste un processo di modellamento e di rimodellamento suddiviso grosso modo in due fasi, una prima fase molto più veloce e una seconda fase più lenta. Tutto riconducibile alla perdita del bundle bone, che è l'osso funzionale, che esiste soltanto che ci sono gli elementi dentari, quindi tutti cui andiamo a togliere gli elementi dentari, noi comunque andiamo a perdere una grossa parte di osso, in particolare nei settori anteriori, sulla parte vestibolare, ma non dobbiamo dimenticare che questo può succedere anche nei settori posteriori, quindi parte vestibolare nei settori posteriori, ma nelle fattispecie vorrei porre l'attenzione sul fatto che si può andare incontro al riassorbimento verticale importante che poi ci costringerebbe ad applicare tecniche ricostruttive come quelle che abbiamo visto poc'anzi. In questo caso c'è anche un video, così almeno lo vediamo insieme. Prima abbiamo pensato quindi di eliminare, abbiamo pensato comunque, abbiamo provveduto ad eliminare l'elemento dentale, quindi ad estrarlo, ma abbiamo pensato di proporre alla paziente anche una tecnica di ricostruzione immediata, quindi di socket preservation, per appunto per andare a minimizzare l'effetto di contrazione dovuto appunto all'estrazione dell'elemento dentale. Quindi si procede con un'estrazione delicata, ovvero andiamo a fare un'incisione intrasulculare. Questo ci consente di eseguire l'estrazione rispettando, senza andare a ledere oppure cercando di ledere il meno possibile il tessuto molle residuo, e con dei sindesmotomi si va piano piano a mobilizzare l'elemento dentario e quindi poi a destrarlo. La toilette o comunque la decolonizzazione dell'alveolo chirurgico deve essere fatta con estrema
cautela e attenzione, e pur avendo questo elemento dentario un setto interreticolare ben rappresentato, c'era la completa assenza della corticale palatale e la completa assenza della corticale vestibolare. A questo punto, tecnica di riempimento con biomateriale sintetico, che ci consente in sostanza di eliminare, cioè di minimizzare al massimo l'effetto contrazione del riassorbimento dell'alveolo post-estrattivo. L'applicazione della membrana tridimensionale in collagene ci consente di evitare che il materiale possa fuoriuscire, ma soprattutto ci consente di velocizzare il processo di chiusura, o meglio di riepitalizzazione del nostro alveolo post-estrattivo. I punti vengono messi in modo tale da non creare effetto compressivo, ma di gestire, o meglio, di creare il meno possibile l'effetto compressivo, ma di bloccare in situ la membrana che appunto abbiamo utilizzato. La membrana, la vediamo qui, viene modellata in modo adeguato per cercare di appunto di fare in modo che possa essere invaginata all'interno del nostro alveolo e che possa contenere quindi il biomateriale, possa avere un effetto contenitivo del biomateriale che abbiamo inserito all'interno e possa garantire quindi anche una più veloce riepitalizzazione dell'alveolo post-estrattivo. L'applicazione dei punti di sutura ovviamente serve per stabilizzare la membrana e per permettere a questa di avere un effetto contenitivo. Normalmente andiamo a misurare questa parte, questi nostri interventi perché vogliamo controllare l'effetto di riassorbimento vestibolare. Nella nostra esperienza, utilizzando questa tecnica, il riassorbimento vestibolare diminuisce in maniera importante rispetto al fatto di non usare questa tipologia di intervento. La guarigione è una guarigione che avviene in questo modo. Nella maggior parte dei casi, dove abbiamo nella prima settimana rimozione dei punti una rivitalizzazione parziale, una rivitalizzazione totale che avviene nell'arco a questi sono controlli a 1 settimana, 2 settimane, 4 settimane, 6 settimane. Quindi l'obiettivo qual è? È quello di minimizzare l'effetto di contrazione del tessuto per evitare tecniche più invasive in senso di ricostruzione verticale successiva, quando appunto ci troveremo di fronte all'esigenza di dover posizionare l'impianto. C'è anche un altro aspetto che durante il drilling possiamo prelevare osso che abbiamo, poi la vediamo la membrana, adesso poi rispondiamo alle domande. Quindi, dicevamo, la possibilità quindi di gestire una cosa. Innanzitutto di controllare il pattern di riassorbimento del nostro alveolare, poi dopodiché, da questo punto di vista, cioè, a me interessa quantomeno gestire l'aspetto di eventualmente di recupero di osso durante il drilling quando andremo a inserire l'impianto. Qui un altro caso che ci tengo a mostrare, sia di tecnica di preservazione dell'alveolo, sia utilizzazione di biomateriali per il recupero di elementi dentari compromessi. Nella fattispecie vi mostro il 3.7, aveva una tasca di 9 mm a carico della radice mesiale. La radice mesiale del 3.6 si era fratturata, questo dopo 15 anni di funzione della riabilitazione protesica. E il piano di trattamento prevede il mantenimento dell'elemento 3.7 e la rimozione del 3.6 con successiva riabilitazione implantoprotesica. Nel momento in cui abbiamo rimosso la radice, abbiamo sezionato la capsula, quindi la capsula che erano unite, questo è il difetto che appare dopo il debridement del 3.7. Dopo adeguato scheduling, abbiamo applicato la tecnica di rigenerazione tissutale utilizzando Pref Gel da gestire sulla radice dell'elemento dentario e endogain sull'applicazione delle amelogenine. Questo per gestire quindi un più veloce gainer, quindi un'accelerazione del processo rigenerativo, appunto.
Successivamente abbiamo riempito il difetto con sintetico e coperto il tutto con membrana, perché la maggior parte del difetto era appunto non contenitivo. Rilascio perestale a gestire la chiusura il più possibile che sia appunto totale, per cercare di minimizzare appunto l'effetto di contrazione, per dare la massima possibilità rigenerativa alla situazione clinica che ci si è posta. Questa è una radiografia preoperatoria ottobre 2013 e la radiografia postoperatoria 2014. La radiografia dice oggettivamente poco, dice molto di più invece la parte clinica postoperatoria, che adesso poi vedremo insieme. Il guadagno dell'attacco clinico che siamo riusciti ad ottenere è di 7 mm, e questo è un'immagine del rientro chirurgico a 8 mesi dalla prima chirurgia. Premetto che sarei voluto rientrare di concordo col paziente a 12 mesi più tardi dalla prima chirurgia, quindi avrei aspettato un anno per dare la massima stabilità alla rigenerazione eseguita sul 3.7. In realtà, un po' per impazienza da parte del paziente, appunto, abbiamo deciso di comune accordo di cominciare prima la seconda fase, quindi a 8 mesi, però abbiamo cambiato la tipologia di scelta protesica, e quindi scelta implantare. All'inizio volevamo utilizzare una scelta protesica di una capsula ovviamente in ceramica con moncone pieno e l'utilizzazione di un impianto tissue level in centro cresta. Abbiamo successivamente cambiato il nostro piano d'approccio con l'utilizzazione appunto di un ball level, che ci consente di gestire in una seconda fase il profilo d'emergenza dell'elemento dentario. Andiamoci a vedere il video, quindi video 3. Questo è il rientro chirurgico della rigenerazione che appunto abbiamo eseguito in prima fase. Allora, esecuzione dell'anestesia, diciamo cercando di farla lontana dalla zona rigenerata, incisione centro cresta e riapertura della zona. Possiamo già apprezzare dall'immagine rigenerazione sostenuta. Questa è l'immagine prima della generazione del trattamento rigenerativo, 14 mm dal margine protesico, e successivamente alla rigenerazione siamo a 6 mm dal margine protesico. Abbiamo preso questo come riferimento perché è un riferimento stabile o facilmente individuabile. E prelievo per andare a fare un'analisi istologica di quello che abbiamo ricostruito, ma torno a ripetere, difficilmente avremmo pensato diversamente di trovare osso, e poi siamo andati oltre con la preparazione dell'alveolo chirurgico per l'impianto. L'impianto è stato posizionato, siccome siamo rientrati a 8 mesi, non a 12, è stato posizionato più mesiale rispetto a quello che avremmo voluto, quindi è stato sempre eseguito un posizionamento centro cresta, però spostato leggermente mesialmente. Questo per minimizzare l'effetto sul potenziale effetto di trauma chirurgico sulla zona rigenerata dell'elemento dentario 3.7. L'impianto utilizzato è un impianto quindi Bollel, con una cappa di guarigione alta da 4 mm, questo per una guarigione di tipo semisommerso. Applicazione di nuovo di Prefgel e di Endogain per minimizzare l'effetto di contrazione dei tessuti dovuto al trauma chirurgico secondario. Siamo già in seconda chirurgia, quindi per non avere nessuna perdita di attacco in quella zona così delicata, siamo andati a fare una rigenerazione preventiva sia tissutale, quindi sia a livello dell'elemento dentario, sia a livello dell'impianto, utilizzando synthetic graft, quindi osso sintetico miscelato con ossoologo sull'impianto, e synthetic graft, quindi osso sintetico miscelato con endogain vicino appunto all'elemento dentario. La copertura della membrana parziale, cioè vestibolare sull'impianto, e occlusale anche a livello diciamo, nei pressi dell'elemento dentario. Guarigione semisommersa per evitare, come dicevo, il secondo rientro chirurgico. Questo ci consente di passare subito dopo 3 mesi alla fase protesica, e qui possiamo vedere la realizzazione del primo provvisorio avvitato.
il controllo del mantenimento dell'igiene da parte del paziente, quindi il passaggio degli scovolini che deve essere controllato, perché è chiaro che per noi è importante non solo, cioè, la riabilitazione sicuramente è importante, ma ancora più importante è il mantenimento, quindi cercare di gestire bene questi spazi in maniera tale che il paziente possa pulire agevolmente. Questo è una è a 3 mesi, il paziente riesce perfettamente a passarlo anche senza l'utilizzo dello specchio. Come vedete, lo scovolino che sta utilizzando, uno scovolino più piccolo rispetto al precedente, questo è un segno che i tessuti a distanza di tempo riescono ad avere un clipping verso coronale e quindi a gestire una potenziale copertura dello spazio, anche se non deve essere totale, perché altrimenti poi ci sarebbero difficoltà di mantenimento. Torniamo alla presentazione e andiamo a visualizzare bene qual è il guadagno che siamo riusciti ad ottenere in questa situazione, ovvero considerando come punto di revere il margine protesico. Avevamo un sondaggio di 14 mm dal margine protesico e un sondaggio di 6 mm dal margine protesico successivamente alla chirurgia rigenerativa. Quindi abbiamo ottenuto una rigenerazione di 8 mm, di rigenerazione tissutale di 8 mm. Questo è il prelievo istologico eseguito con una fesa cava, diciamo, modificata, ovvero tagliata in modo tale da non creare disturbo più di tanto alla zona rigenerata, e questo è il posizionamento implantare che, come abbiamo accennato precedentemente, è stato un posizionamento implantare volutamente spostato più mesiale per non andare a traumatizzare la zona di rigenerazione tissutale che avevamo eseguito a livello del 3.7. Il biomateriale applicato a cercare di minimizzare l'effetto di contrazione dovuto al secondo trauma chirurgico, e la membrana in posizione per la gestione del mantenimento del biomateriale in sede. E la sutura differenziata in modo da avere una chiusura più possibile totale a livello dell'elemento dentario. E invece abbiamo una chiusura parziale del nostro impianto per garantire appunto una guarigione di tipo semisommerso, in modo tale da gestire poi la protesi senza un eventuale terzo reintervento. Questa è la gestione della protesi, quindi protesi provvisoria, il controllo al sondaggio, e queste foto le ho potute inserire per mostrare il clipping dei tessuti. Quindi questa è la condizione, diciamo, quando abbiamo appena posizionato il provvisorio. Questo è a distanza di qualche mese, 3 mesi di distanza dalla protesizzazione. Successivamente il trattamento è stato concluso con la realizzazione quindi di una protesi, quindi con un moncone individualizzato utilizzando un vario base e un moncone individualizzato in zirconio, in tecnica CAD/CAM, e protesi ceramica. Dal punto di vista della gestione dei profili di emergenza, possiamo notare che il profilo di emergenza a livello del premolare, scusa, del quinto, è un profilo di emergenza di tipo convesso, scusate, concavo, non convesso. Questo per evitare compressione dei tessuti a livello del quinto. Invece è piatto, diciamo, in prossimità del sesto, questo perché segue il profilo di cresta che è completamente piatto in quella zona. Volendo parlare invece della dimensione ossea orizzontale, quindi passiamo a trattare l'incremento dei volumi ossei orizzontali. Ovviamente la tecnica che ci permette di aumentare in questo senso comunque la dimensione, oltre a tecniche, diciamo, più invasive di innesto o di splitting, è appunto la GPR. GPR c'è tantissima letteratura, ovviamente il survival è molto soddisfacente per l'applicazione della tecnica.
Il principio che segue la GBR è il principio della sua promozione. Questa può essere eseguita contestuale all'inserimento dell'impianto oppure non contestuale all'inserimento dell'impianto. È chiaro che se utilizziamo una membrana non rigida, dobbiamo per forza di cose prevedere un riempitivo che può essere contestuale o meno all'impianto. Ad ogni modo, nella nostra pratica clinica, almeno quella di nel nostro gruppo, l'utilizzazione delle membrane che utilizziamo è appunto esclusivamente di tipo, sono membrane di tipo riassorbibile. La documentazione GBR è estremamente ampia a partire già dagli anni 80. I requisiti di membrane, come sappiamo, sono la biocompatibilità, devono avere da usare, devono mantenere uno spazio. Se usiamo delle membrane in collagene o membrane sintetiche, dobbiamo necessariamente utilizzarle. Dobbiamo necessariamente utilizzare dei riempitivi. Integrazione tessutale, ovviamente sono membrane che devono integrarsi e devono essere maneggevoli dal punto di vista clinico. Il motivo per cui andiamo a utilizzare tecniche di GBR a livello delle creste sono legate alla possibilità di avere delle recessioni, sia appunto in senso verticale oppure delle perdite in senso orizzontale, quindi avendo dei deficit, quindi delle concavità che possono essere comunque delle concavità scomode dal punto di vista del mantenimento. Quindi noi ci concentriamo molto sul mantenimento futuro delle nostre riabilitazioni, in quanto profili concavi sono dei profili sicuramente più difficili da mantenere se non sono volutamente voluti. Se non sono voluti per altri motivi, tipo per esempio la fissazione dei ricchi ossi interprossimali, questo stiamo parlando di ben altro, qui stiamo parlando delle concavità, scusate, vediamo se mi metto bene l'audio, delle concavità a livello vestibolare, preferiamo delle concavità rispetto a delle, preferiamo delle convessità rispetto a delle concavità. Questo perché le concavità innanzitutto possono rivelarsi asimmetriche e questo vuol dire che non è soltanto un discorso di estetica, ma anche di mantenimento. Situazioni concave sono più difficili da gestire dal punto di vista del mantenimento futuro, in quanto il paziente fa più difficoltà a pulire. E le nostre igieniste spesso nelle zone concave trovano appunto situazioni di mucosite e appunto di infiammazione. Un esempio è questo, quindi per non aver applicato appunto, diciamo, la preservazione dell'alveolo o tecniche di GBR, spesso ci possiamo trovare a delle contrazioni tessutali, come in questo caso. Contrazioni tessutali che poi, se il paziente ce le fa notare, nel senso che ha dei fastidi, perché magari mentre appunto vada ad espletare le proprie funzioni di igiene può avere dei disturbi, allora è chiaro che lì va eseguita, va comunque, dobbiamo intervenire e possiamo applicare quindi una tecnica di procedura appunto di parodontologia di muco gengivale applicata appunto all'impianto. Alla mucosa per implantare con un lembo seminorale e l'innesto di tessuto connettivo prelevato nella zona nella stessa zona del molare, quindi distale al settimo. Dal punto di vista del controllo è evidente che se abbiamo tessuto mucoso nella zona, la possibilità di mantenimento futuro della riabilitazione, nel senso di, appunto di diminuire appunto, il discomfort del paziente, è assolutamente da tenere in considerazione, perché se successivamente dovesse peggiorare la recessione, tanto da innescare problematiche di natura infiammatoria, quindi mucositi, queste poi possono degenerare, come sappiamo, per implantite. Se vogliamo evitare prelievi appunto nelle zone vicine o addirittura nel palato, possiamo ricorrere a delle matrici di collagene, in questa in particolare una matrice 3D che mantiene uno spessore di 1,5 mm e può essere piegata o gestita in maniera molto, molto agevole e ci evita nella patologia o nella chirurgia orale ci evita appunto ci dà la possibilità di evitare un secondo intervento e quindi un prelievo dal palato nella zona vicina
nelle zone appunto retromolari. E le applicazioni sono in parodontologia o in implantologia. Parodontologia possiamo utilizzarla per aumentare spessori o per trattare le recessioni gengivali, e implantologia per aumentare lo spessore della mucosa per impiantare, per il trattamento delle recessioni, quindi al posto di tessuto connettivo autologo possiamo gestire, come nel caso che avete visto prima, possiamo gestire con l'utilizzo di biomateriali di questo tipo, oppure nella salvage preservation con o senza contestuale inserimento dell'impianto. In caso in cui abbiamo utilizzato tecniche riempitive per gestire la contrazione dell'alveolo postestativo, unito all'utilizzazione della membrana che già avevamo visto in precedenza non abbiamo utilizzato, non abbiamo inserito l'impianto per ovvie ragioni in cui, perché il tessuto di granulazione presente era oggettivamente importante e anche se il setto osseo era comunque ben conservato, quindi ci poteva permettere di stabilizzare l'impianto, comunque c'era il vuoto completo sia a livello vestibolare che a livello palatale, per cui è fortemente consigliabile usare la tecnica a più step. In una situazione del genere, come quella che vi sto mostrando adesso, invece, essendoci una estrazione più controllata e le pareti ossee comunque ben conservate, possiamo pensare di andare a di gestire, se abbiamo la possibilità di stabilizzare l'impianto, l'inserimento contestuale dell'impianto con la gestione della minimizzazione del processo di contrazione dell'alveolo utilizzando i biomateriali. I biomateriali che possono essere utilizzati anche in una condizione di questo tipo, dove possiamo poi ricorrere alla membrana che abbiamo visto prima per gestire la possibilità di mantenere il più a lungo possibile il materiale interno, meglio se riusciamo ad ottenere una guarigione completa nell'arco delle 4-6 settimane, come abbiamo visto nel caso precedente. E in questo modo la membrana ci garantisce che cosa? La stabilizzazione del biomateriale all'interno dell'alveolo e garantisce anche una rievitalizzazione più veloce del sito post-estrattivo. Andiamo a vedere un'applicazione della membrana in collagene tridimensionale con l'ultimo video che ho piacere di mostrarvi. Siamo di fronte a una condizione, diciamo, di riassorbimento osseo importante con appunto riassorbimento importante e una frazione del tessuto altrettanto importante. La paziente presenta un tessuto diciamo mucosa e gengiva sottili e quindi l'evidenza appunto del deficit di cresta in senso orizzontale ci fa ben pensare sul fatto che ciò che troveremo sotto sia oggettivamente molto sottile. In effetti il depth gauge che abbiamo inserito abbiamo visto un diametro di 2,2, quindi lo spessore della questa era oggettivamente molto sottile. Andiamo ad utilizzare una tecnica di recupero del tessuto osseo, anche se vediamo che in questa situazione, nella fattispecie, l'osso ha una scarsissima densità. E il drilling che abbiamo eseguito, l'abbiamo eseguito a basso numero di giri, non soltanto per prelevare osso, ma anche per minimizzare il trauma. La profondità di sondaggio, scusate, di sondaggio, la profondità di lavoro 14 mm, ma in questa immagine possiamo vedere la sottilezza della corticale vestibolare. E nonostante questo, comunque l'impianto risulterà poi essere posizionato quasi totalmente in osso. L'impianto che abbiamo scelto di utilizzare è un diametro ridotto con superficie attivata SL Active. Questo ci consente di avere la massima performance in termini di resistenza, in quanto l'impianto è un rock solid, quindi una miscela di titanio e zirconio. Adatta perfettamente a sopportare carichi masticatori di un premolare e in più sfruttiamo la capacità appunto conduttiva della superficie trattata in quanto questa è in grado, essendo osteofilica, quindi idrofilica e quindi osteofilica, a velocizzare il processo di integrazione e osteointegrazione. Il torque che ho ottenuto nell'inserimento dell'impianto, essendo un impianto comunque lungo, non avevamo problemi di gestione dal punto di vista della dimensione ossea verticale, il torque di inserimento è stato un torque assolutamente soddisfacente.
L'inserimento viene eseguito sempre a basso numero di giri e in modo tale da avere il controllo massimo del nostro inserimento. E il locksim, che è un mount diciamo che ha un snap che ci consente di fare più controlli nello stesso momento in cui noi andiamo a posizionare l'impianto, ci consente di gestire bene il controllo sia a livello del nostro bollente, sia a livello linguale che a livello vestibolare. In una situazione del genere non abbiamo pensato solo a gestire una GPR preventiva a livello del tessuto osseo, abbiamo pensato di gestire un incremento volumetrico utilizzando la membrana tridimensionale in collagene. Questo ci ha consentito di minimizzare anche l'incremento osseo che avremmo dovuto effettuare sulla parte per andare a compensare il deficit volumetrico. Incisione del periostio, la membrana va inserita all'interno della sottomucosa e tra la sottomucosa appunto e il periostio, e in questa situazione particolare non c'è stato bisogno di bloccarla o di stabilizzarla perché era ben ferma nella sua sede dopo anche il primo punto di sutura mesiale che ho dato. Nella foto possiamo vedere il confronto della tecnica chirurgica che ci ha permesso di incrementare in maniera soddisfacente il volume senza ricorrere a tecniche chirurgiche più invasive o comunque più importanti. Diciamo che gestire tessuti molli è sicuramente meno invasivo che gestire tessuti duri, o meglio, gestire soltanto i tessuti duri è sicuramente un pochino più invasivo che gestire anche i tessuti molli. E da questo punto di vista possiamo vedere anche la consistenza del tessuto molle che abbiamo ottenuto, che è una consistenza assolutamente buona. E la stabilità del tessuto successivamente alla riabilitazione protesica eseguita con un abutment vario base e tecnica CAD-CAM, quindi abutment in zirconio, che come sappiamo lo zirconio ci garantisce una buonissima stabilità del tessuto molle e che è il nostro sigillo per quanto riguarda il mantenimento della riabilitazione. Quindi l'obiettivo di questa discussione poi ovviamente ne parliamo, è quello di pensare anche al tessuto molle, non soltanto al tessuto duro, perché fondamentalmente oggi il clinico ha tante soluzioni. Io vorrei, diciamo, la presentazione è praticamente conclusa, vorrei soltanto concludere dicendo che il clinico oggi può migliorare le proprie performance sicuramente attraverso l'utilizzo dei software diagnostici, dei software di studio, come abbiamo visto in precedenza. Quindi la sua diagnosi può essere migliorata attraverso le indagini e i software diagnostici. Di più, l'utilizzo appunto di sistematiche implantari, quindi l'utilizzo di impianti sempre più performanti, sia a livello di macrostruttura, cioè ovvero di come sono costituiti, quindi per esempio rock solid, o di microstruttura, quindi come l'SLA, in particolare l'SLA Active, che accelera enormemente il processo di osteointegrazione, e in più l'utilizzo di biomateriali, insomma, possiamo avere la possibilità di effettivamente di minimizzare sempre di più i nostri interventi, cercando di avere come obiettivo la riduzione dell'invasività. Quindi noi come gruppo, eseguiamo comunque con i colleghi che per esempio ci seguono nei corsi appunto, su pazienti tecniche comunque ricostruttive importanti, tenendo sempre come obiettivo che l'obiettivo ricostruttivo deve essere quello ovviamente minimamente invasivo. Quindi conoscendo le tecniche noi possiamo poi gestire al meglio queste situazioni, anche pensando per esempio, come abbiamo visto nella trattazione, a sostituti, quindi a biomateriali e a matrici tridimensionali in collagene. Io ho finito, se possiamo gestire le domande, vediamo un po'. Allora, qui abbiamo vediamo un attimo. Beh, sì, buona serata. Che apertura.
L'apertura sempre con il piezo. Allora, Alessandro Floresta. Ciao Alessandro. L'apertura sempre con il piezo. Allora, sì, io comunque noi come gruppo cerchiamo, sì, sempre di gestire quando possibile l'apertura della finestra laterale. Immagino che stiamo parlando di questo, visto che hai visto la tecnica, con il piezo Sarge. Questo sicuramente ci consente di essere più precisi e quindi di vedere molto bene la zona operatoria, perché ovviamente l'ingombro di un rotante è sicuramente più importante del piezo Sargeri. Quindi sicuramente, se possiamo, utilizziamo il piezo Sargeri. Quello più evoluto, il 3, e poi anche il 4, il touch, insomma, qualunque piezo voi abbiate, francamente hanno una capitalità estremamente importante. Il fatto che la prima evoluzione fosse un po' lenta, in effetti ci faceva tendere all'utilizzo del rotante. Ad oggi, francamente, è molto veloce, molto pratico e ce l'abbiamo sempre montato, e il piezo è quello che noi utilizziamo di routine in questa tipologia di intervento. Poi, ovviamente l'inspitting della cresta è assolutamente, trova l'indicazione principe, per cui lì sicuramente evitare assolutamente il rotante ci consente di essere sicuramente più precisi. E poi, Emanuele, perché contro il mio serio arriva in quanto? Perché tra le controindicazioni dell'utilizzo del piezo Sargeri c'è proprio l'utilizzo in pazienti che portano appunto i pacemaker. In letteratura c'è qualche lavoro, comunque noi per precauzione, quando c'è il paziente che ha questo tipo di device, non lo utilizziamo. Che poi questo possa essere effettivamente, no, possa creare effettivamente qualche problema o meno. Siccome la frequenza di utilizzo del piezo è abbastanza forte, soprattutto quando ovviamente facciamo una chirurgia di tipo osseo, francamente stiamo un pochino più attenti, cioè, prendiamo qualche cautela in più, però insomma, ecco, è consigliabile non utilizzarlo, quindi evitiamo di farlo in pazienti che hanno pacemaker. Alessandro, sempre Alessandro, che tipo di membrana? In questi casi credo che ci siamo risposti durante la trattazione: membrana tridimensionale di collagene, perché mantiene uno spessore. Fondamentalmente la caratteristica principale di questa membrana è che mantiene lo spessore, e quindi ci consente di avere più tempo per dare tempo al tempo, cioè ovvero tempo al tessuto epiteliale di migrare e di renderla parte di sé. Diciamo, se riusciamo a coprirla, meglio, perché abbiamo la massima performance, nel caso di preservation socket, ovviamente questo non è possibile, è consigliabile invaginarla almeno per 2 o 3 mm all'interno dell'alveolo chirurgico, dell'alveolo post-estrattivo, perché altrimenti rischiamo che non venga ingrubbata. Anche se dovesse riassorbirsi, in ogni modo, come avete visto, la possibilità di una chiusura veloce, francamente, c'è quasi nella totalità dei casi. Certo, non i pazienti fumatori, ecco, non utilizziamo su pazienti fumatori perché la possibilità di avere problemi oggettivamente è alta, per cui questi, francamente, la sconsiglierei nell'utilizzo in pazienti fumatori. Poi vediamo un attimo altre domande. Sono stati fatti segrete nella protesizzazione con impianti. Non ho capito, sono stati fatti su creste non protesizzate con impianti? Non ho capito, cioè sono stati, vabbè, sul lungo termine, su creste non protesizzate con impianti. Ah, qui stiamo parlando di implantologia, per cui diciamo che la trattazione si è limitata all'implantologia. Maurizio, buona serata a tutti. Spero che
Spero che hai risolto, Maurizio, i problemi con l'audio. Io non, su questo posto non posso purtroppo interagire. Allora, Emanuele, ancora Emanuele, era la risposta. Chiedo scusa per aver usato. Ah, vabbè, non c'è problema. Grazie d'Argentina. Grazie a te, Diego, della tua presenza. E Alessia. Della ragione, cos'altro? No, allora guarda Alessia, lì praticamente ho. Allora, l'applicazione dell'endogain prima prevede il passaggio col prefgel, no? Prevede il passaggio col prefgel viene utilizzato, l'EDTA in sostanza, che viene utilizzato per diciamo, il trattamento della radice, prima dell'applicazione dell'endogain. Lo si fa, diciamo, lo si lascia in sito per 2 minuti. Dopodiché si fa un lavaggio abbondante con fisiologica, quindi il lavaggio che tu hai visto è sicuramente la fisiologica che laviamo, con cui laviamo via il prefgel. Dopodiché asciughiamo con l'aspirazione, per cui con l'aspirazione in modo tale da asciugare, certo lì era una zona, sai, rigenerata, per cui anche questa asciugatura l'abbiamo fatta con una estrema delicatezza, cioè è importante che comunque l'osso non venga mai essiccato. Soprattutto quando abbiamo fatto rigenerazione, ed è per questo che lì abbiamo rioperato una rigenerazione per cercare di minimizzare l'effetto di contrazione. E, dopodiché, nel momento in cui abbiamo gestito questo, andiamo a applicare il nostro endogain e poi successivamente lì dove lo riteniamo opportuno andiamo ad utilizzare il biomateriale che, come visto nel filmato, lo abbiamo miscelato insieme all'endogain. Questo ci dà la possibilità, anche se l'endogain in realtà la sua azione la fa nel momento in cui noi andiamo ad applicare, si espleta nell'arco di pochi secondi nell'applicazione in cui lo facciamo. Però, visto che, voglio dire, l'abbiamo disponibile una volta che abbiamo aperto la confezione, ci piace comunque miscelarlo con il biomateriale per cercare di massimizzare la sua presenza nei pressi della zona che vogliamo appunto rigenerare a livello dell'elemento dentario. E Alessandro, grazie a te Alessandro della tua presenza su web, mi ha fatto piacere, poi tra l'altro per me è la prima esperienza, per cui sono contento insomma di aver avuto un pubblico insomma mi fa piacere francamente, quindi vi ringrazio per la presenza. Emanuele, posso avere la sua mail per chiedere alcuni specifici? Ma certo, senza dubbio, io non so come te l'ha detto, non so come scriverlo, non so se la posso scrivere. Comunque, vabbè, dr. Andrea Pandolfi chiocciola gmail.com. La ripeto, dr. Andrea Pandolfi, chiocciola@gmail.com. Poi ti lascio il recapito telefonico, così magari ci vogliamo sentire, non è un problema, forse magari è più immediato. Aspetta, andiamo un attimo. Emanuele, posso avere la tua mail? Sì, ok, ti ho già risposto. Grazie a te, Emanuele, per la tua presenza e per i complimenti che, sai, da un collega fa doppio piacere triplo ricevere i complimenti, perché è ovvio, insomma. Grazie Rossano anche a te per la presenza e per i complimenti. Grazie Emanuele, grazie a te per i complimenti. E, va bene, io penso a questo punto di aver terminato la discussione. Vi saluto e niente, appena ci sarà l'occasione, mi piacerebbe avere un nuovo riscontro sul web. Per fare una chiacchierata in compagnia, è una cosa ovviamente simpatica, insomma, quella di vederci in questo modo. Mi ha fatto piacere. Vi faccio un caro saluto e alla prossima. Ciao a tutti.